Ciao a tutte! Allora, mi avete chiesto, mi avete fatto un sacco di complimenti per il trucco che avevo nel video, degli acquisti maltesi. Un paio di voi mi hanno chiesto di riprodurre quel trucco. Allora, vi dico subito che è un trucco, ispirato ad un tutorial di Kio fatto su una sua amica quarantenne, che tra l'altro è anche mia omonima, perché si chiama Francesca. È liberamente ispirato a questo trucco perché io ho aggiunto qualche nota di colore in più, però sostanzialmente diciamo che la base più o meno è quell'idea del trucco è quella. Quindi se volete andare a vedere anche il video di Clio se non l'avete già visto. Allora, io ho già steso la base e ho messo, allora, per coprire le magagnette ho messo, come vedete, la parte più scura che è comunque troppo chiara, ma mi accontento, del correttore di questa palettina della Catrice. Poi, siccome ho preso il sole sempre con gli occhiali da sole, come vi ho detto, per scurire un pochino qui il ponticello sul naso, ho messo un pochino di questo fondotinta che è veramente molto scuro della Sephir, che mi era arrivato in una My Beauty Box di 1000 anni fa. Quindi uniformate un pochino le discromie, poi ho coperto il tutto con Kalahari di Neve Cosmetics, che in questo periodo è perfetta per il mio colorito, e ho uniformato il collo con la mia terra di Sephora, questa qui, che è la solita. Detto questo, ah no, un'altra cosa che ho già fatto sull'occhio non truccato. Ho già fatto anche le sopracciglia, sempre con questo set di Sephora che mi ha regalato Silvia, la Silvietta, pucciando un pochino da tutti e due il marrone, sia quello più chiaro che quello più scuro. Come vedete, ho già fatto un occhio, questo. Ho già fatto un occhio che è questo qui. Il trucco, come vedete, è molto luminoso e molto leggero. Però appunto io ho aggiunto una nota di colore, due note di colore che adesso vi farò vedere e quindi inizio il trucco, il mi trucco con voi da quarantenne. Allora, non stendo la base sulla palpebra perché uso un Color Tattoo di Maybelline, che quindi è un ombretto in crema, e questo è il 65 Pink Gold. Lo prelevo con questo pennello qui a lingua di gatto molto rigido, che mi va benissimo per questo tipo di ombretti, che è della Mua, è l'E1 di Mua, appunto, questo qui. Praticamente questo pennello io lo uso solo per gli ombretti in crema nelle pot, nelle giarrine. Allora, inizio e lo stendo solo sulla palpebra mobile. È un bel rosa scimmeroso che però non mi fa troppo l'effetto carta stagnola, perché sapete, le palpebre delle non più giovanissime non sono proprio molto lisce e quindi alcuni ombretti possono creare lo spiacevole effetto di mettere troppo in evidenza le pieghette. Questo tutto sommato non è che le accentui più di tanto. Ok, fatto questo passaggio molto veloce, come avete visto, proprio una stesura molto molto veloce, vado con un pennello da sfumatura, e uso sempre questo della Royal Beauty che vi ho mostrato in altri video, dove l'ho messa, eccola qua, dalla Elegantissimi di Neve. Per la palpebra fissa vado a prelevare un po' di Noisette, che è questo qui, e un po' di, siccome è troppo chiaro e quasi non si vede, faccio un mix anche con Espresso. Quindi puccio il pennello su tutti e due questi bei marroni, molto diversi tra loro, e vado a iniziare la sfumatura sulla palpebra fissa. Fatta questa sfumatura per dare un po' di profondità all'occhio, vado a prendere a questo punto solo un po' di espresso, sempre con lo stesso pennello, e lo metto qui sull'angolo e lo porto leggermente verso l'interno in modo da dare un po' di definizione. Vedete, proprio
fatto solo sull'angoletto e un po' nella piega. Quando mi pare di aver raggiunto un livello accettabile, prendo un pennellino, io prendo questo qui sottile e vado a prendere Croissant, sempre dalla Neve Cosmetics, e lo porto sotto. Croissant è un bel marrone caldo, anche questo leggermente shimmeroso, perché anche questo dà un po' di luminosità, insomma, sotto all'occhio. E ovviamente nell'angoletto mi unisco a espresso. Ok. A questo punto prendo la matita di Kiko, questa è la 714, eccola qui, e vado a tracciare una riga non troppo spessa, almeno nelle intenzioni vorrebbe non essere troppo spessa. Qui all'attaccatura delle ciglia superiori. Non so perché, ma io sulla palpebra dell'occhio destro non riesco mai a stendere la matita come sull'occhio sinistro, nel senso che di solito faccio sempre una riga più spessa. Non so spiegarvi qual è il motivo. Comunque, io non faccio la codina perché non ne sono capace. Così ho definito l'occhio, però senza appesantirlo, quindi senza usare un nero o un marrone troppo scuro. Questo è un tipo un borgogna, che è questo colore qui che a me piace moltissimo. Ok, fatto questo, adesso riprendo un attimo la Elegantissimi e vado semplicemente a prendere questo qui che si chiama Etoile e lo porto sotto l'arcata sopraccigliare, così c'è questo contrasto che qui shimmer, qui è opaco e qui di nuovo shimmer. A me piace molto questa combinazione. E con un pennellino a lingua di gatto sottile prelevo sempre un pochino di Etoile e lo porto. Sul condotto lacrimale poco poco per dare un punto luce. E adesso arriviamo alla nota di colore. Io, come vedete, nella rima interna ho usato questa matita in gel di Essence. Vabbè, questa qui, il color petrolio. Non ha un nome né un numero, comunque è lei. E dura tantissimo rispetto a tutte le altre matite. Nella rima interna a me dura tantissimo. Questa è la prima nota di colore rispetto al trucco proposto da Clio. La seconda nota di colore, che magari non si nota proprio tantissimo, ma insomma è un mascara, questo è il Pupa Vamp che era uscito con la collezione Pupa Princess e come vedete non è né nero né marrone, spero riusciate a vederlo, ma è sul viola borgogna più o meno. E quindi uso questo come mascara. Non mi piace tantissimo la formulazione di questo mascara perché lo trovo un po' grumuloso, un po' secco. Però ogni tanto lo uso perché è l'unico borgogna che ho e quindi quando voglio fare dei trucchi un pochino così, un po' meno scontati, diciamo, uso questo che non si vede tanto all'interno, diciamo, ma se si va fuori con la luce del sole che batte sulle ciglia si vede che non è un mascara nero e neanche marrone. Ok, e per il trucco occhi ho finito perché le sopracciglia appunto le ho già fatte da entrambi i lati. Finisco con questo blush, ovviamente lo pesco solo dalla parte più scura, lo sto usando spesso ultimamente perché la parte più scura si nota sulla abbronzatura, gli altri blush che ho sono tendenzialmente molto più chiari, quindi sorrido, guanciotte. Vedete, questo almeno una botta di colore sulla guancia la dà, perché altrimenti se metto blush troppo chiari non si vede niente o magari viene un effetto un po' così così. Sulle
labbra, nel video che avete visto appunto degli acquisti maltesi, avevo usato questa pastello di neve, questa qui che è la Amore Pink, quindi la stendo come se fosse un rossetto su tutte le labbra. Mi piace molto questo rosa per far sì che sia un po' meno secco sulle labbra. Ci aggiungo questo rossettino che vi ho già mostrato anche nel video della Copiate Vincenti. Questo è della Essence, è della Catrice, della collezione, come al solito non la so pronunciare, comunque questa qui, High Rose the Scent, è la collezione, la Haute Future, non so come si dica. Era una limited edition ispirata alle cose olografiche, alle cose futuristiche, e questa serve a dare un po' di idratazione e un po' di lucentezza alla matita, che sennò di suo sarebbe abbastanza opaca. Ecco qui, questo era il trucco da quarantenne che avevo appunto nel video degli acquisti maltesi. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia, e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.